Ok, adesso dobbiamo introdurre il concetto di offerta aggregata. Offerta aggregata è ancora più complicata della domanda aggregata. Per introdurre il concetto di offerta aggregata, che non è altro che la quantità che le imprese offrono in corrispondenza di ciascun prezzo, dobbiamo prima rappresentare il mercato del lavoro. In particolare, il livello immaginiamo che il livello dei salari WT, che è il livello dei salari, dipenda da una serie di variabili. In questo caso stiamo considerando il livello di salari che viene richiesto dai lavoratori oppure dalle associazioni sindacali. Questo livello dei salari è uguale a una certa funzione di zeta e u, adesso vi spiego che cosa sono, e di pt e. Vi devo spiegare che cosa sono quelle variabili. Anzitutto quella più semplice è PTE. PTE è il livello di prezzi attesi per il tempo T. Evidentemente questa attesa viene fatta nel periodo precedente, poiché i sindacati o i lavoratori, in base alla loro aspettative sul livello dei prezzi, chiederanno un salario più o meno alto. Cioè, se i sindacati prevedono che i prezzi saliranno di una certa percentuale, faranno anche salire il salario che richiedono della stessa percentuale, proprio perché tendono a voler conservare il potere d'acquisto. Poi voi dite ci riescono, non ci riescono, non lo so, però diciamo, tendenzialmente un aumento delle aspettative di prezzo corrisponderà un aumento del salario richiesto dai lavoratori o dai sindacati. Poi abbiamo altre due variabili. U è il tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione ovviamente agisce in maniera negativa sul salario che possono richiedere i lavoratori. Quindi sopra ci possiamo mettere un meno. Perché agisce in maniera negativa? Poiché se aumenta il tasso di disoccupazione, banalmente, i lavoratori potranno spuntare un salario più basso. Poiché il mondo è affollato di gente che chiede lavoro. Viceversa, se il tasso di disoccupazione è basso, i lavoratori riusciranno a spuntare un salario più alto. Ecco perché la derivata dei salari rispetto al tasso di disoccupazione è negativa. Se vogliamo reintrodurre la notazione dell'altra volta, la derivata di WT rispetto al tasso di disoccupazione è minore di zero. Zeta rappresenta tutti i fattori di forza sindacale o di forza dei lavoratori. Più sono forti i sindacati o più sono forti i lavoratori, più è alto il salario che loro riescono a spuntare. Se il sindacato è molto forte, riesce a spuntare un salario molto elevato. Ecco perché questa variabile Zeta, che vuole cogliere la forza dei lavoratori o la forza dei sindacati, ha un effetto positivo sul livello dei salari. Ora, quello che è importante considerare è il livello di salario reale richiesto dai lavoratori. Il livello di salario reale non si ottiene altro che dividendo per il livello dei prezzi entrambi i membri di questa equazione. Ed è sostanzialmente otteniamo WT su PT, ovviamente qui ci va l'aspettativa. Perché i lavoratori, quando fissano il loro salario, hanno un'aspettativa sul livello dei prezzi, non è altro che uguale a W di ZU, poiché l'aspettativa si semplifica e rimane semplicemente W di ZU. Questo è il salario reale richiesto dai lavoratori. Che è funzione decrescente del tasso di disoccupazione e funzione crescente invece della forza sindacale o della forza dei lavoratori. Se vogliamo rappresentarlo su un grafico,
rispetto al tasso di disoccupazione. Vogliamo rappresentare il salario? Non si legge niente? Ok, WT su PT. Il salario reale dei lavoratori, in base al tasso di disoccupazione, ha un andamento decrescente. Abbiamo detto che se aumenta il tasso di disoccupazione, i lavoratori riescono a spuntare un salario più basso, viceversa se diminuisce. Su questo grafico, se noi abbiamo ad esempio un aumento del potere contrattuale dei sindacati, perché ad esempio vengono fatte delle leggi per cui il potere contrattuale aumenta, osserviamo uno spostamento verso l'alto di questa curva. Questo è dovuto a un incremento di zeta. Viceversa, se vengono ridotti i poteri sindacali, osserviamo un abbassamento della curva. Cioè, per ogni livello di tasso di disoccupazione si potrà spuntare un salario reale più basso se è ridotto il potere del sindacato. Viceversa, se è aumentato, per ogni livello di tasso di disoccupazione si potrà spuntare un salario più alto. Ok, adesso la funzione di produzione, perché adesso dobbiamo collegare il PIL al tasso di disoccupazione e vedere come questo incide sul livello dei prezzi. In generale, una funzione di produzione può essere scritta come y uguale k alla alfa per l alla 1 meno alfa. Questa sicuramente l'avete vista da qualche parte, con alfa compreso tra 0 e 1. Cioè, la produzione dipende da quanto capitale viene impiegato, k, e da quanto lavoro viene impiegato, l. È funzione dei fattori di produzione. Questo lo sappiamo già dal corso di microeconomia base. Secondo certi parametri alfa, che rappresentano un po' l'elasticità rispetto a questi fattori di produzione del prodotto. Per semplificare al massimo la trattazione, immaginiamo che la nostra funzione di produzione sia y uguale n, dove n è il numero degli occupati. Questa è quella più generale. Noi immaginiamo che nel medio periodo la produzione dipende solo dal numero degli occupati, cioè solo dal lavoro impiegato, e dipende linearmente dal numero di lavoratori impiegati, cioè in particolare è uguale al numero dei lavoratori impiegati. È una semplificazione notevole, che però ci aiuta a capire il legame poi tra tasso di disoccupazione e produzione. Ora, fatta questa assunzione, dobbiamo vedere come si comportano le imprese. Immaginiamo che le imprese fissino i prezzi applicando un markup al salario. Poiché l'unico costo di produzione è il lavoro, in questa funzione di produzione, noi possiamo ipotizzare che le imprese applichino un markup pari a mi al salario WT. Quindi, il salario reale richiesto dalle imprese affinché abbiano quel margine di ricarico non è altro che WT su PT uguale a 1 fratto 1 più mi. Cioè, perché le imprese possano avere quel margine di ricarico, occorre che il salario reale sia pari a 1 fratto 1 più mi, cioè 1 fratto 1 più il margine di ricarico che vogliono ottenere. Questo significa che se noi rappresentiamo il salario reale che richiedono le imprese nel grafico rispetto al tasso di disoccupazione, questo salario reale sarà fisso, non dipenderà dal tasso di disoccupazione e sarà sempre uguale a 1 fratto 1 più mi. Poiché è quel salario reale che consente alle imprese
di avere un margine di ricarico pari a mi, ad esempio pari al 10%. Se su questo grafico adesso mettiamo il salario reale che invece viene richiesto dai lavoratori, quello che abbiamo visto prima, che ha un andamento decrescente, W di ZU l'abbiamo chiamato, poiché dipendeva dal tasso di disoccupazione, il salario reale che potevano chiedere i lavoratori, otteniamo il tasso naturale di disoccupazione come incrocio fra queste due curve. Lo chiamiamo UN, tasso naturale di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione in corrispondenza del quale il salario reale richiesto dalle imprese è uguale al salario reale richiesto dai lavoratori. Quindi è un salario di equilibrio. È un tasso di disoccupazione di equilibrio. Adesso riscriviamo come fissano i salari le imprese, come fissano i prezzi. Abbiamo detto che li fissano applicando un margine di ricarico mi rispetto al salario. Ma sappiamo che il salario richiesto dai lavoratori in termini nominali a che cosa è uguale? A una certa funzione di Z e di U, cioè della forza del sindacato e del tasso di disoccupazione, per l'aspettativa che hanno i lavoratori o i sindacati sul livello dei prezzi. E sta per aspettative. Quindi se andiamo a sostituire questo W qui dentro, otteniamo che il livello dei prezzi è uguale a 1 più mi che moltiplica W di ZU per l'aspettativa dei prezzi. Questa equazione ci dice un sacco di cose. In particolare, se aumenta l'aspettativa sui prezzi, che cosa succede? Che i lavoratori chiederanno salari più alti e le imprese, per avere quel margine di ricarico, dovranno alzare i prezzi. Ecco che l'aspettativa si realizza. Cioè, se i sindacati hanno un'aspettativa di rialzo dei prezzi, fanno alzare i prezzi, perché fissano salari più alti, chiedono salari più alti. Se aumenta il tasso di disoccupazione, i sindacati potranno chiedere salari più bassi e quindi i prezzi tenderanno a scendere, dato il markup che applicano le imprese. Se le imprese, se i sindacati hanno maggiore potere sindacale, potranno fissare salari più alti, dato il markup vorrà dire livelli di prezzi più elevati. Quindi questa equazione è un'equazione molto importante. A questo punto, siccome noi abbiamo definito che la produzione Y è pari al livello di occupati N, cioè, più occupati abbiamo, più si produce, questo è ovvio. Se invece di impiegare tre lavoratori ne impieghiamo quattro, a meno che il quarto lavoratore non fa niente, aumenta la produzione. Il tasso di disoccupazione in generale, come lo possiamo definire? Il tasso di disoccupazione non è altro che la forza lavoro meno il numero degli occupati fratto la forza lavoro. Quindi a quanto è uguale? È uguale a 1 meno n fratto l, se spezziamo la frazione. Ma sappiamo che n è uguale a y, da qui, da come abbiamo definito la funzione di produzione, per cui alla fine il tasso di disoccupazione U può essere scritto come 1 meno y fratto l, dove L è la forza lavoro e Y è quanto si produce. Più si produce, è minore il tasso di disoccupazione. Quindi possiamo riscrivere questa equazione, guardate questa, sostituendo al tasso di disoccupazione questa definizione. E quindi abbiamo che il livello di prezzi al tempo T sarà uguale a 1 più mi, che è il margine di ricarico, per W di Z
Al posto del tasso di disoccupazione scriviamo 1 meno y fratto l, che è come abbiamo calcolato il tasso di disoccupazione, moltiplicato per l'aspettativa sul livello dei prezzi. Questa è la curva di offerta aggregata, o curva AS.